Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash, perché oggi andiamo a parlare del bug che c'è stato proprio appunto oggi il 7/7/2017 ed è il bug forse più grosso mai avvenuto nella storia di Castle Clash. Per chi non lo sapesse, andiamo a riepilogare tutti i fatti da quello che è successo fino alla soluzione finale adottata proprio con un comunicato della IGG pochi istanti fa, diciamo. Allora, innanzitutto oggi è esploso un tamtam sulle varie chat di Castle riguardo il fatto, e anche immagino sulle varie pagine social, riguardo il fatto che shoppando 10 o 16 euro, insomma, invece di ricevere una chance in uno speciale evento presente oggi, dove il premio peggiore era un premio pazzesco, invece di ricevere appunto una sola chance ogni 3.000 gemme acquistate, ne venivano date 300, praticamente l'equivalente è come se avessimo acquistato 4.800 euro di gemme e quegli stessi premi però ci venivano dati anche con 16 euro. Ciò ha comportato che moltissime persone, ho sentito comunque, ho letto tantissimi, hanno shoppato, chi soltanto magari 15 euro per averne un po', chi magari poteva ci ha dato giù duro e si sono iniziati ad accumulare davvero una valanga di premi. Siccome questo bug ovviamente, come si può immaginare, avrebbe destabilizzato il gioco a un livello estremo e chissà che non lo ha fatto ugualmente, la IGG ha chiuso i server, ha immediatamente interrotto questo bug, diciamo lo ha corretto subito e ha chiuso i server. Quindi durante questi server chiusi si può immaginare soltanto quanto si sia parlato di questo fatto e di come potesse andare a finire. Mi avete scritto in tantissimi mandando screen sui vari premi ottenuti e ovviamente io ho sperato che in qualche modo si resettasse il tutto e si riportasse indietro. Ho letto dei commenti davvero raccapriccianti. Spero fatti comunque da persone molto molto giovani, riguardo il fatto che siccome questo bug è successo non si deve tornare indietro, ormai chi l'ha preso, ragazzi, invece è una grandissima stronzata, perché la GG deve per forza rimettere a posto le cose, in quanto altrimenti il server sarebbe stato davvero distrutto. Ci sono persone che si sono fatte serie intere di 4-5 serie intere di rigenerazione livello 5. Come si fa poi a andare in war contro gente che ha praticamente serie emblemi livello 5 che ci vogliono anni, presi magari con pochi euro? Ed è come se per un attimo si fosse aperta una porta dove è stato possibile hackerare il gioco con 15 euro e chi lo ha fatto non può mantenere quel vantaggio. Quindi, nonostante se ne siano dette di ogni, è uscito da poco il comunicato ufficiale della IGG che andiamo a leggere. Prima ovviamente vi faccio vedere soltanto questo screen dove potete vedere 6 Elettrica, 6 Anubis e una valanga di Lady Leo, Barba Bianca, domatori di bestie e quant'altro che sono arrivati veramente a pioggia. Quindi leggiamo il comunicato della IGG dove ci espone la sua decisione. Cari Clasher, a causa di problemi tecnici inaspettati, ci sono stati degli inconvenienti con gli eventi in game di oggi. Questo ha causato dei problemi con delle ricompense errate. Anche se i nostri tecnici si sono messi subito al lavoro per risolvere l'inconveniente, non siamo ancora in grado di ripristinare i dati. Per assicurare a tutti i Clasher un ambiente di gioco corretto ed equo, ripristineremo i dati di gioco al momento precedente al problema, cioè alle 7 del 7 luglio, quindi praticamente torneremo alla mattina di oggi che sto registrando il video. Ci scusiamo vivamente per qualsiasi inconveniente che questo causerà. Come compenso invieremo 10.000 gemme a tutti i giocatori dopo la manutenzione. Per i giocatori che hanno acquistato gemme per gli eventi, le invieremo indietro e compenseremo le possibilità per gli altri eventi. Infine, siamo consapevoli che simili problemi sono inaccettabili. Per questo ottimizzeremo il programma eventi in modo che non si ripetano. Vi ringraziamo per la pazienza e la comprensione. Effettivamente, come io ho subito immaginato oggi pomeriggio e ne ho parlato anche con Onnige, immagino che chi ha preso questi premi, chi si sia arraffato, diciamo, in quei momenti in cui era possibile questo premio, si senta un po' come derubato quando la IGG gli andrà a portare via i giocattoli che lui comunque ha preso in una maniera non corretta, in quanto quello è stato un errore del gioco.
Se posso essere d'aiuto a queste persone, se tu che stai guardando il video e ti è stato portato via il tuo quantitativo industriale di Michael Anubis e ti sei visto un attimo crollare il mondo addosso, pensa soltanto che alla fine quelli non erano tuoi e quindi non dovevi usarli, un po' come se per strada adesso trovo una valigia, ci stanno dentro 100.000 euro, inizio a spendere e espandere, come un po' cambiargli i talenti, cacciarli dalle carte, evolverli, inizio a spendere questi soldi, ma poi mi arriva il tizio dell'Unicef e dice che questi soldi erano tutti quanti destinati per i bambini in Africa e che quindi deve riprendersi i soldi e anche tutte le cose che mi ci sono comprato. Ovviamente non potrò mai prendermela male per questo. Quei soldi non erano i miei e quindi semplicemente se li sono ripresi. La speranza di non essere tanati, quella di magari di riuscire a farla franca o comunque che questo bug rimanesse così, certo. Chi lo ha preso poteva sognare di che questa cosa si realizzasse, per carità, non voglio dargli torto a questa cosa, magari l'avrei fatto anch'io, però bisogna rendersi conto concretamente che era soltanto un imbroglio stupido che andava semplicemente a rovinare il meta del gioco e quindi va benissimo così che la IGG riporta tutto quanto indietro e soprattutto diciamo che secondo me ha fatto la cosa migliore e per chi neanche se n'è accorto, per chi neanche sapeva questa storia, si ritroverà anche 10.000 gemme che non sono male e che mi rollerò ben volentieri, magari ci si becca davvero qualche eroe, diciamo tra virgolette onestamente, per quanto di onestà si possa parlare in un gioco pay to win dove ci si può comprare praticamente tutto con i soldi, però addirittura acquistare 5.000 euro di premi con 16 euro faceva diventare una cosa assolutamente impensabile. Spero con questo video di esservi stato utile, lasciate un bel commento e un bel like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, fatemi sapere che cosa ne pensate, è fondamentale se siete anche voi fra quelli che hanno shoppato oppure fra chi non ne sapeva niente, fatemi in ogni caso sapere la vostra, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.